parliamo di informazione. L'informazione è quella che determina il nostro orientamento civile, politico, di costume. E l'informazione oggi è totalmente consacrata, direi al 99%, al pensiero unico della globalizzazione capitalistica, chiamiamola così, al pensiero unico generale, lo vedete. È una forza dal punto di vista politico, dal punto di vista pratico. L'abbiamo visto quando è arrivato Draghi, il più bravo, il migliore. Non se lo sta filando nessuno, non conta niente a livello internazionale, pure era il più bravo. E via di questo passo. L'abbiamo visto anche con la vicenda del Covid, non tanto per il termine della pandemia o meno, ma per il controllo sociale che veniva applicato all'informazione. Lo vediamo adesso sulla guerra. Lo vediamo praticamente sulla guerra perché c'è un'informazione a senso unico. Perché accade questo? Beh, perché c'è dietro l'economia e la finanza, certamente. Pensate, facciamo un esempio tra tanti, ma insomma uno importante in Italia, il gruppo GEDI, Repubblica, L'Espresso, la famiglia Agnelli, la stampa, hanno allargato in era pre-Covid, all'inizio del Covid, la forza di questo gruppo editoriale collegato alla Fiat, all'ex Fiat. E poi si sono presi 6 miliardi di euro, tantissimi, 6 miliardi di euro di prestiti garantiti dalla SACE, quindi dal governo italiano. E nessuno ne ha parlato, anche perché il 40% dell'informazione italiana era già nelle loro mani. E anche sulla guerra producono mezzi da guerra. Li becco e nessuno dice niente. Hanno una forza, ma non ci sono solo loro, ce ne sono tanti altri. Si orienta la politica, si orienta il costume, si orienta il sentimento generale. Non ci stanno riuscendo appieno perché sono talmente irruenti, monotematici, identici, diciamo, rendono un po' indigeribile la minestra che propongono. Questo vale anche per le televisioni, specialmente per quelle trasmissioni di informazione che adesso con la guerra sono praticamente a senso unico. È interessante vedere che quando c'è qualcuno che osa dire qualcosa di diverso, viene introdotto nella pratica del panino. Uno prima di lui parla, uno dopo di lui parla. Se riesce a dire qualcosa, diciamo così, di interessante, viene interrotto o dalla pubblicità o dal conduttore o da qualcuno che gli sale sopra. È fatto apposta perché chiaramente se non ci fosse nessuno che la pensa diversamente, nessuno che possa essere additato anche come un nemico da battere, non ci sarebbe verve nella trasmissione. Cosa possiamo fare noi rispetto a tutto ciò? Beh, uno intanto non comprare questi giornali. Sto parlando dei giornali più importanti, adesso non voglio dire il giornale di periferia, ci mancherebbe. Sto parlando dal Corriere, alla Stampa, alla Repubblica, sono un messaggero. Sono questi i grandi giornali, no? Che dicono tutte la stessa roba, sono una fotocopia. Questi non bisogna comprarli più, non bisogna parlarne più. Due, le grandi trasmissioni televisive, i talk show, guardarle con grano salis. Perché bisogna capire appunto dove sta l'inganno. Spesso tutto quello che dicono cela l'inganno. Ecco, credo che quando si fanno queste cose bisogna ragionare, ragionare molto, usare anche l'informazione alternativa che comincia ad esserci, questa di Radio è una di queste, e usare molto la testa. Questa è la mia opinione.